Gli anni dell'animale ai vertici della WWE sono soltanto 5, non tanti come si potrebbe erroneamente pensare. Questo perché non ha mai fatto mistero del suo scarso apprezzamento per la piega presa dalla federazione. Non sopportava la classificazione TVPG dei programmi e sentiva che il business si stesse rammollendo. Così nel 2010 decise di andarsene dopo aver perso un I Quit match contro il leader della C-Nation. I Quit! Non si rivedeva negli ideali dell'azienda, era come se non fosse più la WWE che conosceva e apprezzava. Così provò a sfondare nel campo del cinema, ottenendo una parte in un film leggerissimamente importante. Il ruolo di Drax il Distruttore nel blockbuster Marvel, acclamato da pubblica critica, I Guardiani della Galassia. When your movie craps out there, don't come running back to me, 'cause you're finished!